Quando cazzo stiamo? E perché fa così caldo? Mamma mia! Ah già! Non siamo all'inferno, è solo estate! Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Assaggiamo! A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. All'inferno, quando la fiamma diventa più blu, vuol dire che è ancora più calda. Esattamente come la temperatura che c'è fuori da questo studio, anche la temperatura in questa stanza sta per raggiungere picchi molto alti. Vi ricorderete mesi fa che dopo la mia crociera ho fatto un video appunto di Assaggiamo, dove assaggiavamo le Takis Fuego. Ancora oggi a volte mi capita di ripensare a quel sapore di piccante lime e aumentare la salivazione perché ne vorrei ancora. Peccato che qua in Italia non si trovino e se le trovi in negozi specifici a dei prezzi molto alti. E sinceramente pagare quasi 10 euro per un pacchetto piccolo così, magari anche no. Ecco perché in realtà la sorpresa dell'episodio di oggi viene dal fatto che l'ho trovato a un prezzo relativamente basso e non mi va neanche né di dire dove l'ho trovato né a quanto ho speso perché non mi va di fargli promozione a questo posto al momento. Quello che assaggeremo oggi sono le Takis Blue Heat. Le Takis Blue Heat si presentano come una versione ancora più estrema di quelle che abbiamo assaggiato l'altra volta. Io queste qua le ho sempre scoperte tramite video di Facebook e simili, dove gente si spaccava di Takis e altre robe piccanti in faccia e vedeva: guarda, non ho nessuna reazione, bravi bravi. Poi le mangia le persone normali e crepano dopo una leccata di patata. Voglio vedere in quale delle due categorie io ricaderò. Penso la prima. Ma non si sa mai. C'è almeno scritto che cosa c'è in queste Takis? Farina di mais lavorata con lime, e già questo è apprezzato. C'è scritto peperoncino, non è specificato quale. Magari internet saprà darmi la risposta. Quelle dell'altra volta mi hanno piacevolmente sorpreso. Voglio capire se queste qui, nonostante il nuovo look, stessa intensità, avranno lo stesso effetto. Quindi, non perdiamoci oltre. Allora, la vampata di piccante è relativamente potente, però non è quel piccante che appena lo annusi ti proprio ti accende il naso prepotente. Però la mia bocca sta già salivando nell'aspettativa di assaggiare ste Takis blu. Allora, si presentano questa volta meno colorate, anche se voi vedete un robino azzurro che anzi si perde addirittura nello sfondo. Ma perché me lo rileva verde? Cioè, ci sono le fiamme, guarda qua. Boh, comunque, anche se non è proprio, diciamo, omogeneo, è più appunto messo sopra tutta la polvere, vediamo come sono. Hai capito il lime? Sono contento. Non capisco se il lime è sulla polverina o, come c'era scritto, è all'interno della farina. Però, se anche così fosse, è veramente acceso il sapore di lime. È molto forte e adoro questa cosa. Devo però già dire, a primo impatto, è già più forte rispetto a quelle dell'altra volta, il piccante. Ovviamente non abbastanza da farmi morire così, però mi ha colorato la lingua. Devo dire, pensavo peggio a livello di sapore, non di piccante. Di piccante, diciamo, me l'aspettavo esattamente così. E il fatto che, nonostante non sia specificato perfettamente quale peperoncino sia, una volta ingerito tu comunque lo senti, devo dire che mi lascia comunque molto sorpreso. Il sapore non è male, purtroppo la tortiglia, non so se è questa busta, non so se è il tipo di Takis, quindi quelle blu, però mi sembra un po' più dura la tortiglia rispetto all'altra volta. Proprio lo senti che devi masticare tanto perché è proprio un po' più dura, non durissima, però è proprio più dura rispetto all'altra volta. Ma non è il duro che ti dà comunque fastidio. A questo giro vorrei fare una cosina. Non so se ci riuscirò. Madonna, però sono buone. Certo, non valgono la pena di pagarle un prezzo alto. Però, io ti dico che se ci fossero in Italia e costassero un prezzo decente, sia queste sia quelle dell'altra volta, me le spaccherei volentieri. Volentieri, anche a 2 euro, anche a 2,50 euro forse. No, 2,50 euro per un pacchetto così magari no. Però capiamoci, una volta ogni tanto ci possono stare. Come dicevo, comunque, vorrei provare a tenerne almeno una da parte e farla provare alla mia ragazza. Se dopo questa clip vedrete il risultato. Si sieda, resti qui, eh. No. Allora, a me è piaciuta un sacco questa. Se vuoi facciamo assieme, tieni. Perché è blu? Perché è strabuona.
Assaggiala, no. Tieni. Dai. Non ho capito cosa devo fare. Dai, metti. Mi è piaciuto un sacco. È strabuona. A me piace. Che c'è? Dammi un po' d'acqua. Spegnilo col gelato. Ma cos'è? Una tortiglia. Mangia il gelato. È una che tortiglia ti che mi uccide. E un'altra. No. Vorrei dire che ci sarò riuscito. In caso contrario, oh, è andata così. Comunque il mio voto, a questo giro valutiamo solo il piccante perché è una tortiglia di mais ovviamente. Non mi ricordo assolutamente che voto ho dato l'altra volta. Però 7,5 glielo darei volentieri. Facciamo 8 sempre per la questione del lime, perché il lime accenna quel po' di più di piccante. E questa cosa io l'adoro, perché non solo sento il piccante, ma sento anche quella punta di acidino di lime che adoro. Limone, lime, queste cose qua a me fanno impazzire. Comunque signori, voi l'avete mai provate le Takis? Se sì, vi sono piaciute? Devo dire che 2 volte su 2 non mi sono dispiaciute. Vedo che c'è anche una versione crunchy fajitas, che non mi sembra niente di che. Però so che oltre a questa blu e quella lì al lime classica che abbiamo provata, ce n'è una rossa bella accesa, un rosso proprio... Se mai lo trovassi dove ho trovato questo, chissà, magari ci sarà un terzo video. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!